100 vite, quelle di Marta Marzotto, contessa, mecenate, designer di gioielli, stilista, è morta a 85 anni a Milano, la ragazza imprecisabile, come la definì lo scrittore Guido Piovene. Marta va con Dio, poi dopo Marzotto. Coniugata Marzotto. Coniugata Marzotto. No, non è il soprannome, è il mio nome. Va con Dio, certo. Va con Dio in Marzotto. In Marzotto. Nata a Reggio Emilia il 24/2/1931. Le origini sono umili, la strada costellata di occasioni. Prima apprendista sarta, poi modella. Al Lido di Venezia l'incontro fatale con il conte Umberto Marzotto, industriale del settore tessile. Dal loro matrimonio nel 1954 nasceranno 5 figli. Anche dopo il divorzio porterà sempre il cognome del marito. È ancora sposata quando conosce Renato Gottuso. Eravamo a un pranzo insieme, seduti per terra, io mi ero messa per gioco un parrucchino, corto, io ho sempre i miei capelli di nuvola bionda, no? Così, e vabbè, è stato un gioco. Una storia scandalosa, lunga 20 anni, per Gottuso era libellula d'oro che ritrae in tante sue opere. Tra i grandi amori della contessa Marzotto c'è anche l'intellettuale comunista Lucio Magri. Ribelle e conformista, nei suoi salotti passa il mondo, da Hemingway a Sandro Pertini. Arte, politica, affari, Marta da legare, il suo marchio di abbigliamento per la grande distribuzione. Alla vita ho sempre sorriso, lei a me non sempre, diceva, ricordando la morte della figlia malata di fibrosi cistica. Raccogliere fondi per la ricerca è stato il suo impegno costante. Fino all'ultimo vorace, affamata di vita, così la descrive il figlio Matteo. Solo un mese fa era uscita la sua ultima autobiografia, Smeraldi a colazione. Lei i gioielli li indossava sempre di giorno, di sera, raccontava, sembrano tutti uguali.